Buongiorno a tutti i lettori e gli amici di Mondo Balneare. Stiamo proseguendo in questi giorni il nostro ciclo di conversazioni con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli imprenditori balneari, appunto per capire che cosa sta succedendo al settore in questo momento di emergenza sanitaria, che resta appunto, come diciamo sempre, come ci teniamo a dire, resta la priorità, ma ci sono anche conseguenze dal punto di vista economico. Il turismo è uno dei settori più colpiti, il turismo balneare nello specifico di cui ci occupiamo, e quindi stiamo così facendo queste chiacchierate per orientarci, per confrontarci in questo momento in cui dobbiamo stare a distanza, ma la tecnologia comunque ci permette di avere questi dialoghi. Oggi siamo con Marco Maurelli, che è il direttore di Federbalneare Italia. Grazie Marco per averci dedicato un po' di tempo. E A voi. vorrei partire proprio dalle richieste che Federbalneari ha fatto, perché ha stilato proprio un documento molto preciso, molto dettagliato, di richieste al governo per insomma, salvaguardare la filiera turistica costiera, e che quindi non riguarda poi solo nello specifico gli stabilimenti balneari, e insomma anche delle misure economiche proprio per andare a compensare i danni che inevitabilmente ci saranno in questa stagione, che sarà molto difficile. Quindi ce lo vuoi un attimo riassumere? Molto brevemente, perché il documento è assolutamente corposo. Noi abbiamo avviato dei colloqui abbastanza stringenti in questa fase con la maggioranza, ma anche con l'opposizione, chiaramente, perché abbiamo necessità che in questo momento si guardi all'interesse collettivo, quindi guardi più a tutta una serie di misure di salvaguardia. È chiaro che ti dico innanzitutto, la prima misura, che è quella più che risalta agli occhi, credo che sia ormai classica questa risposta, è quella della stabilizzazione del sistema delle imprese. Certamente il 2033 è diciamo, un obiettivo a cui tendere, e credimi, è passato il dialogo con il governo, con alcuni esponenti del governo, quindi dalla parte del turismo, chiaramente il sottosegretario che sta, poi la Bonaccorsi che sta portando avanti tutta quanta intendo la cabina di regia, perché poi le competenze, come sai, sono ben diversificate. E è passato da un aspettiamo che cosa ci dice l'Europa ad un l'Europa in questo momento tentenna, e quindi vediamo di cercare di stabilizzare. Quindi questo è passato da un mese all'altro, e io personalmente l'ho notata questa cosa. Quindi questo è già un approccio positivo. Quindi auspichiamo che nel decreto di aprile, su cui noi stiamo fortemente puntando, perché il recente decreto dove si introducevano misure di sostegno alle imprese, in realtà di garanzia per mandarle sostanzialmente in banca e per far attivare nuove linee di credito, a cui chiaramente si sommano linee di credito già pregresse, questa cosa, diciamo, in qualche modo la stiamo verificando, però al momento non ci sembra che ci siano queste grandi opportunità di presa di accesso al credito così scontato, anche perché, ripeto, è vero che c'è il 100% controgarantito per misure di sostegno per la e per la micro, ma operativamente posso assicurarti il nostro dialogo anche con le banche è molto serrato. In questo momento, la prima cosa che fa la banca è inserisce i dati nel fondo centrale di controgaranzia, l'MCC, e se l'MCC dà la controgaranzia, dice che va bene, si può procedere anche con il 100% di copertura. Se l'MCC, che è il Medio Credito Centrale, dice che non va bene, il finanziamento anche minimo non arriva. Quindi attenzione, quello che è scritto deve comunque andare in una direzione. Questo per farti capire già anche l'operatività che stiamo ponendo su queste misure di garanzia. Perché poi il lavoro più importante credo che debba essere fatto su questo decreto che sta uscendo, che è un decreto di sostegno e di aiuto al sistema. Anche perché, vedi, è cambiato il ruolo, secondo me, anche dell'impresa turistica balneare. Noi siamo dell'idea che si debba in qualche modo aprire. Siamo dell'idea che questo è un servizio di sostegno ai cittadini e, perché no, allo Stato, e su questo mi ricollego alle attività di aiuti allo Stato, credo
credo sia necessario gli aiuti dello Stato, pardon, ma non li chiamerei propriamente così, forse di sostegno a un modello economico che cambia, perché gli aiuti di Stato non si può più parlare e noi non chiediamo questo. Noi è chiaro che chiediamo quantomeno, viste tutte le tutele di salute pubblica che dovranno essere introdotte, quantomeno una valutazione sulle compensazioni. È chiaro che ci aspettiamo che il canone sia azzerato per il 2020, che non ci sia canone, per questo mi sembra una misura scontata, ma ritornando alla domanda sulle misure economiche, credo che il 90% di abbattimento dell'imposizione fiscale, e ci metto in primis quindi l'IMU, la Tari, la tassa di soggiorno, quindi automaticamente le tasse regionali che sono balzelli che spaziano dal 15% al 25% nelle nostre 13 regioni nelle quali Federbalneari ovviamente è presente, e costiere, però ripeto, questo ruolo di sostegno deve essere ancora più forte. Ci siamo, posso andare avanti così ti dico, dimmi tu, Certo, ok. certo. Sì, è necessario anche dire una cosa importante, che è chiaro che non c'è competitività nel momento in cui non c'è l'impresa. Quindi la famosa direttiva Bolkestein in questo momento credo che debba essere un attimino anche rivisitato quel concetto, perché in questo momento la competitività del sistema italiano produttivo, poi mi sembra proprio recentemente Conte ha dichiarato alla Bild che fondamentalmente questa Europa va un attimino, quindi c'è stata una presa di posizione, la prima presa di posizione, prendiamo atto dal nostro punto di vista, quindi questo ci sta bene, quindi dicevo tutte le questioni emergenziali, quindi appunto anche la questione dei canoni, la questione ovviamente dell'IVA, c'è la questione della stabilizzazione, c'è tutta una serie di misure che secondo noi debbono essere in qualche modo prese immediatamente in considerazione. Sì, anche perché per ricollegarmi un attimo al tuo discorso appunto sul credito, ovvio che dal momento che la stragrande maggioranza degli stabilimenti balneari non ha ancora ottenuto il prolungamento fino al 2033 che è previsto dalla legge, e quindi la concessione gli scade il 31 dicembre 2020 alla fine di quest'anno, mi chiedo quale possa essere la banca a concedere prestiti, ovviamente non ce ne sono, quindi questo è anche un aspetto su cui riflettere. Purtroppo è molto complessa la situazione ed è difficile in questo momento, no, sensibilizzare sui problemi specifici del settore balneare, però è ovvio che queste misure non possono essere sufficienti per il settore. Ecco, invece per quanto riguarda, è difficile fare previsioni, ovviamente stiamo ancora un po' navigando a vista, non si sa bene quando usciremo, quando le imprese potranno aprire, però i flussi turistici sicuramente cambieranno, dall'estero verranno meno, e anche gli italiani probabilmente le vacanze quest'estate non le passeranno all'estero. Come pensi che potranno proprio cambiare i flussi turistici e anzi, ritieni che questa possa essere in qualche modo anche una specie di opportunità, volendo prendere il lato ottimistico della questione, per far riscoprire la spiaggia italiana anche a tutti coloro che non la conoscevano perché erano abituati ad andare in altre mete? Allora, siamo assolutamente d'accordo che è la stessa, tu sai, il nostro documento contiene una particolare attenzione al mercato del turismo interno, perché è evidente che finché l'Italia supera la propria criticità interna con il Covid, se così possiamo chiamarla, perché è abbastanza più grave, e dall'altro lato, se altri paesi invece non superano o fanno finta di non vedere, come stiamo vedendo i paesi evoluti, per esempio del nord, è chiaro che noi dobbiamo essere molto attenti sulle frontiere. Io in qualche modo vorrei anche una valutazione sull'apertura o meno delle frontiere in questo momento, perché almeno per il 2020, ma credo anche valutandolo per i primi del 2021, se non si sono spenti completamente questi focolai in giro per l'Europa, non credo che sia così semplice far venire turismo straniero. Anche se, ripeto, siamo assolutamente possibilisti, perché molte delle nostre grandi aziende del nord chiaramente puntano molto sul turismo straniero, e su questo noi vorremmo che effettivamente qui si sentisse il ruolo e il peso dell'Europa, fondamentalmente. Questo deve essere
poi il momento in cui si deve sentire il peso dell'Europa che non stiamo per niente avvertendo. Peraltro, io immagino alla domanda ti rispondo dicendo che credo che andremo verso un turismo di prossimità, in questa, almeno in questa prima fase, quindi con delle limitazioni comunque diciamo di spostamento per evitare che quantomeno ci possano essere ritorni di contagio, diciamo così, lenti, ma poi abbiamo visto che sono esponenziali. Quindi, almeno in questa prima fase immaginiamo un turismo di prossimità, immaginiamo, ecco, quello che ti dicevo, tutte le tutele di salute pubblica che il Ministero della Salute e quindi il governo innescheranno e immaginiamo anche le eventuali restrizioni che le regioni, d'intesa con i comuni, dovranno attuare. Oh, su questo la riflessione è ben più ampia perché noi proprio su questo abbiamo fatto uno studio. Immaginiamo che ogni impresa possa avere, diciamo, come costo di tutela pubblica attorno dai 10 ai 12 mila euro in media. Quindi se tu fai il classico moltiplicatore delle 30.000 micro e PMI che ci sono, sono circa 360 milioni di euro di costo medio. Quindi di costo complessivo, ma per costo pro capite medio di 10-12 mila euro ad impresa. E tu comprendi certamente che dopo aver implementato di oltre il 40% i costi della gestione aziendale, diciamo in media sempre, abbiamo dei ricavi che diminuiscono del 50% in stima di media. Quindi immagina un modello che in questo momento è profondamente da riformare, da trasformare. È un modello che assolve alle continuità e lo farà con decisione ad assolvere alle proprie funzioni di servizio alla collettività, allo Stato e ai cittadini, però avrà comunque una, diciamo, in questo momento un'aspettativa un pochino diversa, consegno certamente meno, ma darà quel proprio valore aggiunto che cercherà di dare quel valore aggiunto che negli anni ha sempre dato, perché non immaginiamo che il nostro mare, le nostre spiagge sono sempre luoghi di salubrità fisica, psichica, luoghi di presidio del territorio, insomma quello che è il mare per noi italiani è qualcosa ovviamente che assolve a funzioni anche dello star bene, del benessere psicofisico. Quindi noi continueremo a farlo, però siamo certi che sul modello economico, e certamente ci stiamo ragionando, ci dovranno essere delle profonde mutazioni. Invece per quanto riguarda proprio i cambiamenti che forse l'impresa balneare potrebbe subire, ovviamente saranno eventualmente le autorità sanitarie a imporre determinate misure di sicurezza da rispettare, però visto che siete stati sempre anche come associazione piuttosto attenti a discorsi per esempio su waterfront, un nuovo ruolo dell'impresa balneare anche appunto dal punto di vista della, un po' per tornare alle origini, quindi il mare come destinazione anche per la salute, per il benessere. Quali sono i fronti, gli orizzonti che in questo momento non dico che si aprono, erano aperti anche prima, ma che potrebbero un po' rinforzarsi? Guarda, tu sai benissimo, noi siamo una federazione attenta al sistema delle reti. Noi crediamo molto e abbiamo sposato sin da subito dal nord al centro al sud l'aggregazione in rete di queste. Particolarmente è chiaro che dobbiamo immaginare di riposizionare l'impresa perché nel momento in cui esce con le ossa rotte e esce da un momento, io credo che sia più del dopoguerra questa situazione, sia molto più del dopoguerra. Quindi dobbiamo immaginare che l'impresa possa in qualche modo cercare di riaggregarsi se non vuole completamente scomparire. Ci sono delle aziende che non ce la faranno, molte, noi siamo lì per supportarle nel miglior modo possibile, però immaginiamo l'accorpamento di più imprese per farle sopravvivere e di non lasciarle al loro destino. Quindi immaginiamo che aziende che hanno struttura familiare, che sono molto piccole, che hanno un turismo, ma neanche di prossimità, un turismo un po' più difficile perché sono in zone, tra virgolette, più difficili, non sono magari vicino a quei grandi nuclei
quelle grandi città che possono dare loro maggiore respiro, quelle imprese vanno sostenute, vanno aiutate e non, nessuno deve essere lasciato indietro, perché così come si assolve alla funzione di sostenere quelle imprese con grandissima decisione per la questione dei canoni, che tu conosci bene, per cui stiamo anche lavorando in modo attento con loro, con i pertinenziali, si deve assolvere alla funzione di non lasciare da sole queste imprese e anzi di invitarle a fare delle valutazioni. Io punto molto sull'aspetto economico, oltre che sociale, perché sai Alex, voi siete insomma una delle più importanti realtà sotto il profilo giornalistico di settore, lo fate con grandissima, questo è anche in qualche modo centrare quelli che sono gli obiettivi di sistema. Non mi arrivano da voi domande che sono che cosa, quali saranno i più o i meno, ma mi arrivano domande molto tecniche. E questa cosa io ti ringrazio, vi ringrazio, vi ringraziamo perché ci mettono in condizioni di analizzare effettivamente i lati più complessi, quelli più difficoltosi. Le grandi aziende hanno magari, diciamo, difficoltà, e possono respirare e riposizionarsi. Le micro spariscono. Le micro non hanno quella, spariscono perché i loro bilanci vengono portati via dalla Sono quelle crisi. più a rischio, certo, sì. Quelle a rischio. È chiaro che, come stiamo vedendo, le grandi aziende vanno e acquisiscono i fondi di garanzia che sono stati. Io non credo che ci saranno molte micro che saranno in condizioni di prendere quei sostegni economici da qui a qualche mese. Non da qui a qualche giorno, da qui a qualche mese. Non credo che saranno molti a poterli prendere. Quindi la nostra attenzione è totale e massima a garantire quelle che sono le tutele, ovviamente, imprenditoriali. Lasciami però dire una cosa. Credo che in primis dobbiamo guardare con attenzione anche e quello che stiamo chiedendo formalmente al governo di garantire il mantenimento dei livelli di produttività. Perché che cosa succede? Nel momento in cui tu mi inserisci, mi introduci correttamente e funzionalmente alla situazione del Covid delle tutele per la salute pubblica e si parte, mi devi assolutamente garantire il mantenimento dei livelli produttivi. Come lo fai? Con incentivi fiscali, così motivo quello di cui ti stavo dicendo io, che non è un momento di richiesta d'aiuto, no? Noi chiediamo il sostegno per ripartire, anche perché abbiamo valutato nel triennio un momento di ripartenza. Non è che il 2020 c'è il Covid e il 2021 ripartiamo correttamente, così come se nulla fosse. No, le mie linee di credito e i miei mutui, come dicevi opportunamente prima tu, sono già sulle nostre spalle. Quindi in qualche modo dobbiamo avere quel periodo, chiamiamolo così, di preammortamento, per poter poi riattivare in modo corretto il sistema strutturato nuovamente, un nuovo modello. Su questo lasciami anche dire una cosa, siamo pronti a richiedere, lo abbiamo già chiesto, per esempio, un piano di formazione sulla gestione della crisi. Questa è la misura economica. Quindi non ti sto dicendo che chiediamo l'incentivo economico, non serve l'incentivo, quello serve per vivere e per sopravvivere, ma poi mi serve di non andare nel panico e di avere gli strumenti per gestire la crisi e per non lasciare indietro le imprese che sono più difficilmente sostenibili. Sì. Poi il paradosso è un po' questo, almeno esaminando le bozze di decreto, si parla, o anche il dibattito, insomma, si parla di alberghi, si parla di strutture ricettive, invece si tende a trascurare un po' la spiaggia, lo stabilimento balneare. Però, almeno per quanto riguarda ovviamente le località costiere, se la spiaggia è chiusa, mi viene difficile pensare che l'albergo possa lavorare, ovviamente. Quindi, insomma, questo forse l'ho fatto anche un po' capire, no? Guarda, il punto è questo. Allora, esattamente nel documento che ovviamente manderemo, perché in primis dopo averlo mandato oggi, io ho l'invio della lettera a Conte e ovviamente abbiamo ragionato molto sul documento di sostegno finanziario ed è un documento molto corposo che peraltro inquadra le tre questioni che sono il lavoro e i consumi. Perché
Noi possiamo anche riaprire, andare in spiaggia e allestire le strutture, poi questo credo che sarà un tema importante e lo stiamo affrontando, ma andare in spiaggia e non avere l'incentivo dei consumi di persone che magari stanno perdendo il lavoro o che pure sono titubanti o che hanno delle difficoltà economiche perché le abbiamo tenuti de correttamente dentro casa per la quarantena, io credo che debba essere incentivate. Abbiamo individuato due strumenti. Il credito d'imposta per redditi superiori ai 25.000 euro, quindi con un credito d'imposta di oltre il 30% fino a 500 euro a persona. Questa è la misura, il governo sembra piaccia questa misura. E dall'altro lato, per i redditi sotto i 25.000 euro, invece una turismo card, sostanzialmente dare dei soldi togliendoli dalla fiscalità del lavoratore ovviamente e mettendoli su questa carta in modo che ogni persona possa avere circa 500 euro da spendere dove ritiene opportuno nella fiera del turismo. Torno all'originaria domanda. Il sistema del turismo balneare non lo dobbiamo considerare a sé stante, hai centrato l'obiettivo. Il sistema del turismo balneare va considerato in modo integrato nella filiera del turismo italiano. Quindi quando si parla di alberghi, automaticamente ci aspettiamo che si parli di spiaggia, di mare, di tutti quelli che sono gli effetti che il mare, la spiaggia hanno sullo stato. Come io dormo in albergo, ma poi nel mio tempo libero, nel mio relax, sviluppo la mia vacanza, il mio periodo di ferie all'interno di una struttura turistica balneare d'estate, nel periodo destagionalizzato, per capirci. E d'inverno lo sviluppo in montagna, come a dire, questo è il taglio. Quindi va considerato integralmente nel turismo. Questa è la partita. Fanno finta di non sentirla questa cosa, stiamo facendo gran voce però. Avrai a gran voce alcune molto Poi belle. ecco, visto che appunto queste ipotesi chiamiamolo del bonus vacanze molto concrete, infatti in effetti l'hai citata, ma se ne sta parlando, lì poi ci sarà tutta una conseguenza anche dal punto di vista della promozione, no? Ovviamente sperando che non sia una guerra fra poveri, no? Però mi immagino che poi fra località balneari italiane ci si cercherà di andare a intercettare i flussi interni. Ecco, dal punto di vista della promozione, secondo te, come bisognerebbe lavorare anche cercando di fare rete e non di farsi fare campanilismi, farsi sgambetti fra località vicine, magari. Allora, in primis la funzione del turismo, chiaramente di promozione del turismo, compete alle regioni, come c'è noto dalla Costituzione. In primis, però, credo che lo Stato, in questo momento, che deve riattivare di accendere il motore, in conferenza Stato-Regioni può sensibilizzare e mettere risorse economiche anche a favore delle regioni stesse. Per dare insomma il proprio input, o meglio una cabina di regia affinché le regioni possano sviluppare la loro campagna. Allora, nel nostro documento c'è la campagna di comunicazione, l'abbiamo chiamata Riscopriamo l'Italia, perché in qualche modo, quindi attraverso un sistema, come dicevi correttamente, di fare rete, e credo che in questo momento mai più di prima si debba fare rete e sistema. Quindi le regioni, dall'altro lato, introduco un argomento che credo sia molto tecnico. In questi giorni stiamo sentendo e parlando qualcuno parla di pianificazione del turismo, riordino, eccetera, eccetera. Ragazzi, le regioni debbono prendersi 3 anni, cioè lo Stato deve dare attraverso le regioni 3 anni di moratoria anche su questa questione. Perché se pianifico il turismo sulla base delle norme attuali, non sto vedendo i cambiamenti. E i cambiamenti sono talmente davanti agli occhi di tutti che anche gli strumenti di pianificazione del demanio vanno un attimino rivisti in modo emergenziale. Noi abbiamo individuato misure emergenziali, quindi chiederemo dopo Pasqua, e quindi perché già stiamo parlando con le nostre federazioni regionali, chiederemo dopo Pasqua di incentivare una diversa pianificazione del demanio e di soffermarci a pensare su come possiamo in questo momento tutelare il turismo dove siamo collocati a ragion veduta e in modo tale da avere una poi finalizzazione diversa e anche capire quelli che sono il trend di cambiamento. Non è che ci mettiamo seduti e scriviamo il documento di pianificazione come lo abbiamo fatto negli ultimi 20 anni.
le cose stanno cambiando, la pianificazione va fatta sulla base delle funzioni emergenziali. Ecco, questo è il punto. La moratoria credo che sia necessaria. Quindi lasciami anche dire un'altra cosa, perché poi abbiamo toccato, diciamo, quasi tutti gli argomenti, forse anche qualcosa di più rispetto al documento di sostegno che abbiamo fatto, peraltro molto corposo. Io credo che dobbiamo rivedere un attimino un po' tutti gli schemi, cioè rivedere il rapporto tra lo Stato e le regioni, rivedere il rapporto tra la nostra impresa e la nostra filiera del turismo, quindi l'impresa turistica balneare non è un corpo all'esterno della filiera del turismo, ma ne fa parte in modo forte di diritto e quindi dobbiamo rivedere un po' tutto. Quindi andiamo verso orizzonti nuovi, facciamo un momento di riflessione, facciamo partire la stagione, ma che l'estate serva per riunirci e riunirci con gli stati, però per capire in che direzione stiamo andando. E da lì, insieme alle regioni con cui abbiamo attivato un dialogo, perché crediamo che quella sia poi la nostra, diciamo, base di lavoro, perché sono loro che poi gestiscono il turismo, con loro aprire un fronte nuovo. Chiarissimo. Visto che ne abbiamo appunto parlato per quasi tutta la durata di questa conversazione, il documento di Federbalneari lo potete leggere, sono circa 20 pagine, mi pare. Potete leggere su Mondo Balneare nella sezione. C'è il nuovo documento, Ah, è il che nuovo documento. è di aprile, che è stato ampliato con le misure che prima ti ho accennato, il bonus vacanza che non c'era e quindi è stato Ok, ampliato. allora saranno più di 20 pagine, trovate su Mondo Balneare, sezione sindacati e associazioni, ovviamente Federbalneari, lì c'è tutto il documento a scaricarsi per chi è interessato. Io, Marco, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e grazie anche a chi ci ha ascoltato, insomma speriamo che questi spunti che ci ha offerto Marco siano proprio di riflessione dal punto di vista economico e chi si dovrà trovare a gestire appunto questa situazione straordinaria e per andare a compensare tutti i rischi, le perdite che potrebbe avere il turismo balneare. Grazie Marco. Grazie Alex e grazie a Mondo Balneare, lo dico di cuore, lo dico per la qualità che esprimete. Grazie a te. A A presto. Noi ovviamente proseguiremo ancora a sentire sempre altri soggetti rappresentanti del settore, ancora in altre interviste.